Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Cresce l'attesa per la nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Questa volta la giornalista romana ha fatto centro, con un ospite che promette di far parlare molto. Dago Spia infatti ha svelato in esclusiva il primo nome confermato, Andrea Gianbruno, ex compagno di Giorgia Meloni. La relazione tra i due è terminata in modo brusco, dopo la diffusione degli imbarazzanti fuori onda del giornalista, trasmessi da Striscia la Notizia. TV Blog aveva anticipato qualche settimana fa che c'erano delle trattative in corso per avere Gianbruno nel talk show, e ora pare che l'accordo sia stato siglato. Finora Gianbruno ha scelto di non rilasciare alcuna intervista dopo lo scandalo dei fuori onda e la fine della sua relazione con la Premier. Ha preferito mantenere il silenzio, lasciando che la tempesta mediatica si placasse senza aggiungere ulteriori polemiche. Tuttavia, la sua figura è stata comunque fonte di imbarazzo per la Meloni, visto il suo ruolo pubblico e l'eco che la vicenda ha avuto. Ora però si presenterà a Belve, dove ci si aspettano momenti intensi e rivelazioni che potrebbero sorprendere il pubblico. Nel frattempo, circolavano voci su un possibile incontro tra Francesca Fagnani e Chiara Ferragni per un'intervista. L'influencer, coinvolta nel recente scandalo dei Pandori, pare avesse considerato l'idea di affrontare il faccia a faccia con la Fagnani. Tuttavia, sembra che la possibilità di vederla ospite a Belve sia molto lontana. A differenza delle interviste più tranquille, come quella da Fabio Fazio, l'incontro con la Fagnani non lascerebbe spazio a risposte comode e ben preparate. Inoltre, quando si è trattato di affrontare temi delicati in passato, la Ferragni non ha dimostrato particolare efficacia nel gestire situazioni di pressione. Quindi, il rischio di un autogol mediatico sarebbe elevato. Diversa è la situazione per Gianbruno, che conosce bene i meccanismi della televisione e sa come muoversi davanti alle telecamere. Non vediamo l'ora di scoprire come andrà questa intervista. Sarà davvero all'altezza delle aspettative? Lascia la tua opinione nei commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!